Frequentò la scuola. Studiò Orazio, Virgilio, Ovidio. Lasciatemi immaginare che cosa sarebbe accaduto se Shakespeare avesse avuto una sorella straordinariamente dotata, talentuosa, dal nome Judith. Era altrettanto avventurosa, creativa, desiderosa di vedere il mondo tanto quanto il fratello. Ma non fu mai mandata a scuola. Non lesse mai Virgilio, Orazio. Di quando in quando prendeva in mano un libro, magari di suo fratello, ne leggeva qualche pagina, ma poi i suoi genitori entravano e le dicevano di rammendare le calze, di badare allo stufato, di smetterla di fantasticare tra i libri, i fogli di carta. No! Presto però fu promessa al figlio del vicino. Lei gridò con tutta la sua forza che l'idea del matrimonio le era odiosa, e per questo fu battuta con violenza dal padre. Ma poi col tempo l'uomo smise di rimproverarla, anzi la supplicò di non dargli questo dolore, di non disonorarlo rifiutando il matrimonio. Lo disse con le lacrime agli occhi. Gli avrebbe regalato tutto, gli avrebbe regalato una collana di pelle, una sottoveste nuova. E come avrebbe potuto disobbedirgli? Come avrebbe potuto spezzargli il cuore. Solo la forza del suo talento la spinse a farlo. Una notte d'estate riunì in un piccolo fagotto le sue cose. Si calò giù con una corda e prese la strada per Londra. Non aveva più di 17 anni. Aveva un vivacissimo senso dell'armonia, delle parole, un dono pari a quello del fratello. E come lui era attratta dal teatro, si presentò alla porta del teatro, voleva recitare. Gli attori gli risero in faccia, l'impresario, un uomo grasso, spiacevole, scoppiò in una risata sguaiata, le urlò contro e le disse:
che nessuna donna avrebbe mai potuto diventare davvero un'attrice. Non aveva più nessuna possibilità di realizzare il suo sogno. Del resto non avrebbe neanche potuto andare a cena in una taverna o gironzolare a mezzanotte. Ma non si arrese. Fino a quando incontrò un agente teatrale che le promise il suo aiuto e allora, di lì a poco, si ritrovò incinta di quel gentiluomo. Come si può misurare la violenta passione del cuore di un poeta imprigionato in un corpo di donna? Fu così che si uccise una notte d'inverno insieme alla creatura che portava ancora in grembo. Fai la nanna, bambina mia, finché mamma non tornerà. Fai la nanna, bambina, dormi tutti a letto al buio. La tua mamma prenderà un vestitino nuovo che qualcuno pagherà, che il tuo papà non so nemmeno dove sia, forse un giorno tornerà. Non scrissi mai una parola e fui seppellita nei pressi di un incrocio. Ma sono ancora viva. Sì, sono viva. E vivo in voi, in me e in molte altre donne che oggi non sono. Se guarderemo in faccia il fatto che non c'è neanche un braccio al quale dobbiamo appoggiarci, ma che dobbiamo camminare da sole, allora quella poetessa morta, sorella di Shakespeare, riprenderà quel corpo che tante volte ha dovuto